Professor Zamagni, negli ultimi decenni si sta assistendo a una fioritura di nuove teorie economiche o alla riscoperta di altre dimenticate che vogliono tentare di avvicinarsi maggiormente alla realtà sociale rispetto a una visione, che lei ha chiamato neoclassica, di una società basata sul contratto che la fa da padrone nelle relazioni tra gli individui. In particolare lei porta avanti la distinzione tra bene posizionale e bene relazionale come necessaria base per introdurre la sua proposta. Potrebbe partire dallo spiegarci che cos'è il bene posizionale e da quale visione eh, filosofica prenderemo le mosse, lei dice anche struttura originaria. L'economia di mercato è una invenzione e creazione al tempo stesso tipicamente italiana. L'economia di mercato nasce in terra d'Italia a partire dal XIII secolo e raggiunge la sua prima manifestazione compiuta all'epoca dell'umanesimo civile, siamo nel 1400. E quindi nasce con obiettivi dichiarati, lo troviamo nei testi del periodo, che sono quelli del bene comune. E assume un'articolazione basata sui principi fondativi di un'economia di mercato come la divisione del lavoro, il principio della libertà d'impresa, il principio della competizione, eccetera. Con l'avvento della rivoluzione industriale, e bisogna arrivare al 1700, seconda metà del 1700, l'economia di mercato, che allora si chiamava civile, diventa economia di mercato capitalistica. Questa modificazione. Questo mutamento strutturale che è sfuggito ai più. Carlo Marx, se avesse saputo questo, probabilmente avrebbe scritto diversamente la sua opera fondamentale che è il capitale. Marx non conosceva la lingua italiana, non aveva accesso quindi ai libri che vennero pubblicati tra 300 e 400 e quindi interpretò l'economia di mercato come se coincidesse pari pari con l'economia di mercato capitalistica, cioè dire non considerava che ci potesse essere una forma di economia di mercato alternativa a quella capitalistica, cioè l'economia di mercato civile. Ebbene, arriviamo quindi al punto, uno dei punti di distinzione tra l'economia di mercato civile e l'economia di mercato capitalistica è sul tema della competizione e cioè che si passa dalla competizione di tipo cooperativo alla competizione di tipo posizionale. Dov'è la differenza? Che nella competizione di tipo cooperativo più soggetti imprenditoriali o comunque anche consumatori, non importa, competono tra di loro ma senza volere né pretendere l'esclusione di qualcuno. Il più bravo vince e ha quindi la medaglia d'oro, per usare la metafora. Il meno bravo ha la medaglia d'argento, l'altro la medaglia di bronzo e così via. Ma tutti però hanno la possibilità di rimettersi in gioco in una fase successiva. Quando la competizione diventa posizionale, la modifica che si registra è la seguente, che chi vince tende ad escludere chi perde ad annullarlo e quindi con la competizione posizionale si recupera l'antico detto famoso peraltro di Hobbes, Leviatano 1651 che dice mors tua vita mea, la tua morte è la mia vita e che fa il paio con l'altra, homo homini lupus, così come ogni uomo è un lupo nei confronti di altri uomini, che vuol dire che se io competo con te il mio obiettivo è distruggerti, cioè annullarti ovviamente non fisicamente, stiamo parlando di economia, eliminarti dal mercato. Allora, la competizione posizionale è quella che genera i beni posizionali. L'esempio tipico di bene posizionale è il potere, il prestigio. Eh, io ho prestigio se e solamente se riesco a mettere te o in cattiva luce. Oppure a sottomettere la tua, eh, diciamo, la tua fama, eccetera, sotto la mia. Perché il concetto di prestigio è esattamente un concetto posizionale. La stessa cosa col potere. Io posso avere potere intanto in quanto c'è qualcuno che subisce o è succube del mio potere, e così via. Ebbene, con la diffusione, soprattutto a partire dall'Ottocento oggi è ancora più evidente nel Novecento, del modello capitalistico di economia di mercato, la eh, competizione posizionale è diventata cultura. È diventata cultura e noi lo vediamo in tanti ambiti, a cominciare ad esempio dalla scuola. Dalla scuola. Già nelle scuole elementari, le maestri, i maestri insegnano ai bambini l'arte della posizionalità, cioè tu devi superare i tuoi compagni, ma non nel senso di essere più bravo di loro come vuole la competizione cooperativa, che è di tipo emulativo. Nella competizione cooperativa io cerco di essere più bravo di te per indurre te a fare come me, quindi il risultato è esattamente l'opposto, nella competizione competitiva il più bravo aiuta il meno bravo a diventare bravo. Nella competizione posizionale il più bravo esclude, elimina, a volte anche fisicamente il meno bravo, lo toglie di mezzo perché in questo modo rimane da solo. Qual è allora il limite, le implicazioni della competizione posizionale? Due. Primo, la distruzione dei rapporti interpersonali. Perché io vedo in quello che mi sta vicino a scuola, sul lavoro, il mio, non il mio rivale, ma il mio nemico. Quello da battere, da sconfiggere. E allora questo spiega le invidie, le gelosie, il mobbing, eh, tutto quello che i giornali quotidianamente. L'altra implicazione, e quindi la prima implicazione, è un abbassamento dei livelli di felicità. Perché non si vive bene quando si lavora in un contesto in cui io so che l'altro, che mi fa il sorriso in cuor suo, pensa di eliminarmi. Non si vive bene. Ma c'è una seconda conseguenza importante dal punto di vista economico, che la competizione posizionale è pericolosa perché tende a creare i monopoli, tende a creare gli oligopoli e quindi è inefficiente. Questo è l'aspetto che maggiormente interessa a noi economisti e ci vuol dire che la competizione posizionale è vero che fa vincere il migliore, nessun dubbio. Però il migliore, una volta che ha vinto, ha eliminato gli altri. E una volta che è rimasto da solo governa come il sovrano, cioè come il monopolista e il monopolio è sempre, 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 l'ho detto tre volte, pericoloso perché distrugge ricchezza e soprattutto impedisce il libero mercato, cioè la, li, la, libertà, di mercato, la libertà di mercato. Ecco allora perché eh, oggi, e quindi chiudo, eh, da più parti si va recuperando il significato della, autentico della competizione. Perché competizione deriva dal latino cum petere, che vuol dire tendere assieme, cum vuol dire assieme, non in contraddizione. E quindi è interessante vedere come in questi ultimi diciamo, anni, o forse meglio, un paio di decenni, da diverse sponde della teoria economica si sta recuperando il significato originario, che era il significato romano. Eh? Gli antichi romani parlavano di competere, cioè per raggiungere un obiettivo bisogna mettersi assieme, non bisogna mettere contro l'altro. Giulio Cesare, che era un grande esperto, stratega. Di, 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 di arti militari già l'aveva capito e nel De Bello Galico c'è un brano in cui parla della competizione, ovviamente applicata non all'economia ma all'arte militare e così via. E questo secondo me è un segnale positivo, come dire, di rinsavimento. Gli economisti cominciano, tornano a occuparsi della realtà e non invece di una rappresentazione astratta della realtà come era stato sino a tempi recenti. A proposito di realtà e eh, di cose di, di oggi, eh, la crisi che si sta vivendo a livello globale oggi può essere lo specchio di un modello sbagliato di strutture economico-politiche? Cioè quali problemi oggi e nel recente passato ha procurato e sta procurando questa concezione posizionale? E sicuramente la crisi attuale ha a che vedere con il discorso di cui abbiamo parlato adesso della competizione posizionale ha noto a piedi pagina che Tocqueville nel suo libro famoso Viaggi in America pubblicato nel 1835, 1835 parla della posizionalità della competizione e ne parla negativamente e dice vedete gli americani come sono bravi lui era stato là in America e cosa aveva visto? Che l'americano non è isolato. Dopo, molto dopo, diventerà individualista. Ma per ragioni ovviamente legate alle condizioni di vita, l'americano viveva in comunità. Quando c'è da conquistare la frontiera, il West, evidentemente da soli non si poteva. E quindi descrive i rischi della posizionalità. Tocqueville, non era un economista scienziato della politica, lì troviamo, per chi fosse interessato, la prima analisi rigorosa dei rischi associati alla posizionalità. Torniamo alla crisi di oggi, sicuramente la crisi di oggi ha a che vedere con questo aspetto, ci sono però delle ragioni, come dire, anche più specifiche, quelle che a me piace chiamare le cause prossime, e cioè tutta una serie di errori, starei per dire, imperdonabili ed è il caso di dirlo, cioè errori che se fossero stati commessi da persone normali eh, tutti avrebbero gridato allo scandalo, alla pochezza intellettuale. Il fatto che siano stati commessi questi errori anche da economisti illustri fa sì che su questi errori si tenda a stendere un velo di pietoso silenzio. Tutti genericamente parlano di errori commessi ma mai che nessuno dica chi è la persona o le persone in senso fisico che hanno fatto quegli errori e questo secondo me non è carino perché evidentemente non è un modo per capire però detto questo e quindi gli errori li commettiamo tutti quindi non, non c'è nulla di scandaloso quello che si può dire è che la crisi non avrebbe avuto le dimensioni e la virulenza che ha oggi se accanto a questi errori non ci fossero delle ragioni più profonde, delle cause più remote, più strutturali. E la causa più importante a questi fini è la trasformazione, e quindi mi collego al discorso precedente: del, dal free market al grid market. Grid in inglese vuol dire avidità: cioè il free market, che vuol dire il libero mercato, nel corso degli ultimi decenni si è trasformato in mercato dell'avidità. Il mercato che abbiamo detto all'inizio, che era nato per il bene comune, come struttura e come articolazione della società per consentire alle persone di perseguire i propri fini, di soddisfare i bisogni, e così è stato per tanti secoli, negli ultimi decenni ha assunto questa connotazione, cioè come il luogo dove ognuno di noi dà sfogo alla propria avidità, ovvero alla propria avarizia. Il mercato che era stato pensato come protezione contro l'avarizia, perché? È perché la libera concorrenza, se è veramente libera, nel senso che abbiamo detto prima, abbassa le pretese di avarizia delle persone. Tant'è vero che l'avaro in passato veniva messo, pensiamo veniva messo fuori dalla comunità. Cosa è successo negli ultimi decenni? Che il mercato è diventato, soprattutto il mercato finanziario, il mercato di borsa, il luogo dove ognuno di noi può dare espressione massima alle pulsioni, o meglio alle passioni, quelle dell'avidità. Perché io vado a giocare in borsa, se ho fortuna e non ho scrupoli morali, in 48 ore posso triplicare, quadruplicare il mio investimento. Cioè divento improvvisamente ricco. E mai come negli ultimi 30 anni abbiamo visto nascere persone ricche. Come funghi. In passato per diventare ricchi ci volevano cinque generazioni. Oggi si può diventare i nomi che circolano sulla stampa in questi tempi, ne sono concreta eh, testimonianza. C'è gente ignota fino a 30 anni fa che, nell'arco, Madoff ad esempio, era un normalissimo impiegato, era diventato uno dei più ricchi d'America prima del crack di 50 miliardi di dollari di pochi mesi fa, Zad, grazie appunto all'attività speculativa. Ecco allora. Perché non basta leggere la crisi attuale con l'occhiale dell'errore dell tecnico che c'è stato, stato e dell'errore nella sorveglianza che c'è stato e così via. Ma bisogna andare più a fondo e capire che quando il mercato diventa luogo di speculazione e basta, e non come luogo di soddisfacimento di bisogni, ovviamente non c'è che ad attendersi risultati di questo tipo. Bene. Eh, lei ha parlato di bene relazionale, in particolare è necessario in questo caso un coinvolgimento delle persone nello scambio. L'amicizia, la fiducia sono beni di natura decisamente diversa dal bene posizionale, tanto da avere una curva dell'offerta opposta. Maggiore lo scambio e maggiore sarà il bisogno, ma vale anche il contrario, minore lo scambio di relazioni, minore sarà il bisogno o la capacità di relazioni. Lei tra l'altro in una lezione di qualche anno fa ehm, ha detto questa frase. Avete mai visto voi fabbriche di fiducia intese in senso metaforico? Ovviamente no, perché la fiducia è un bene relazionale. Quindi avete il paradosso che il mercato capitalistico, se non coltiva la reciprocità, rischia di autodistruggersi, perché decumula quello che ormai si chiama il capitale sociale, che invece è necessario a farlo funzionare. Esatto, il punto è questo, se uno una volta compreso il limite profondo della competizione posizionale e dei beni posizionali che da essa discendono, la domanda che inevitabilmente sorge è che fare, come cercare di rimediare? La risposta è che l'antidoto al, al bene posizionale è il bene relazionale, cioè la medicina unica unica forse un po' troppo, ma la più importante e la più efficace medicina per eh, combattere la posizionalità è la relazionalità. Quindi io non combatto l'invasione oggi diffusissima di beni posizionali con le prediche o cercando di agire sulle mappe cognitive delle persone. Si può anche fare, ma i risultati sono modesti. Lo faccio se invece, e riesco a convincere, se invece immetto nei rapporti sociali, dentro anche il mercato, non fuori, beni relazionali. Perché il bene relazionale, appunto, sconfigge il bene posizionale. E cos'è il bene relazionale? Come dice il termine? È il bene che le persone traggono dalla relazione interpersonale. Questa relazione può essere declinata a tutti i livelli, nella famiglia, nell'associazionismo ma soprattutto nel luogo di lavoro. Questo è un punto su cui io insisto e nel quale c'è forse qualche differenza con le scuole di pensiero psicosociologico, le quali tendono sostanzialmente a ragionare in questi termini. Non c'è modo di introdurre la relazionalità nella sfera economica. La relazionalità la possiamo soltanto declinare ed applicare nei rapporti tra membri di una famiglia, di un'associazione, di, una, di una chiesa e via discorrendo, cioè nella sfera del sociale. L'economico è dato per perso, dentro la vita delle imprese non c'è modo. Allora questa è una concessione che ha un certo fondamento ma io trovo pericolosa perché è una concessione che tende a dividere la società, a dicotomizzarla. Se io separo, scorporandolo, la sfera del sociale dalla sfera dell'economico qual è il risultato? Che creo le schizofrenie. Non per nulla oggi i psicanalisti hanno molto lavoro perché le persone tendono a essere sempre più schizofreniche. Schizofrenia vuol dire dissociato. Perché la stessa persona quando è nella sfera diciamo, del sociale pratica un codice simbolico, un certo paradigma. Quando è nel lavoro ne pratica un altro, ma due terzi del nostro tempo di vita di un adulto sono spesi nel lavoro. Se noi togliamo le ore del sonno, cioè il tempo fisiologicamente necessario alla sopravvivenza, due terzi è passato nel luogo di lavoro. Quindi se io per due terzi del mio tempo seguo un codice simbolico, a poco serve che il rimanente un terzo nei luoghi del cosiddetto tempo libero dell'associazionismo segua un altro codice. Questa schizofrenia ci dà, ci dà conto delle sindrome nuove, da quelle di depressione e di altro tipo, oggi così frequenti. Ecco allora la vera sfida qual è? Fare in modo che la categoria della relazionalità entri dentro l'economia, cioè nei luoghi di lavoro, negli uffici, nelle fabbriche, in generale nei luoghi dove si produce la ricchezza. Questa è la sfida dell'economia civile, che è un po il paradigma che io ho lanciato circa una dozzina d'anni fa in Italia e all'estero e che sta avendo grande successo, devo dire. Non è certamente dominante, forse mai lo sarà, però quando si spiegano queste cose la gente, anche gli economisti più avveduti, capiscono che questa è la soluzione. Cioè dire modificare le regole di funzionamento dei mercati, di organizzazione del lavoro, in maniera tale da rendere possibile a chi lo vuole, senza obbligare mai nessuno, che sia ben chiaro la libertà va rispettata sempre, ma consentire alle persone che lo vogliono di impostare l'assetto la, organizzativo e i rapporti di convenienza economica sulla base del principio di relazionalità. Di qui il principio di reciprocità. Cioè, il principio di reciprocità è lo strumento a, con il quale noi consentiamo alle persone che lo vogliono di usufruire, di produrre e di consumare beni e i quali, dal punto di vista ontologico della loro natura, come direbbero i filosofi, hanno la caratteristica della virtù in senso aristotelico. Qual è la caratteristica della virtù in senso aristotelico? Quella che, tale per cui più la consumi, più ne hai. È la cosiddetta teoria o tesi del muscolo morale. Perché, Perché un muscolo se non lo alleni atrofizza. E tu più lo alleni, più si robusci. La stessa cosa con la virtù aristotelica. I beni relazionali hanno questa caratteristica. L'esempio tipico è la, 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 il matrimonio è un bene relazionale, l'amicizia è un bene relazionale, la fiducia è un bene relazionale. Se più io mi fido di te e tu ti fidi di me, più aumenta il legame che ci unisce. E dunque non è vera nel caso dei beni relazionali la teoria della scarsità, che dice più consumi di un bene meno te ne resta. Con i beni relazionali avviene il miracolo per cui più lo pratichi più ne hai. E quindi questo evidentemente eh, capisco che ad alcuni che hanno una visione ristretta del discorso economico possono far piacere, perché l'economia è sempre stata pensata fino ad oggi come la scienza della scarsità. Invece, con i beni relazionali, l'economia diventa la scienza dell'abbondanza, non della scarsità. Eh, mi viene, a proposito di fiducia mi viene in mente da, una, da un lato la crisi di fiducia delle banche americane che tra l'altro in questi giorni si parla eh, che possano essere nazionalizzate addirittura, che per, la, per gli Stati Uniti è qualcosa di davvero sorprendente. Dall'altro lato eh, eh, le banche come quella di Mohamed Yunus per esempio. Eh, che quindi basano sulla fiducia, eh, il prestito e il rapporto con, con le persone. Esatto. Quella che sta avvenendo, soprattutto negli Stati Uniti, ma arriverà anche da noi, eh, quindi in Europa, non illudiamoci: ma noi italiani siamo già preparati a questo, è una sorta di nemesi storica. Il paese, indicato fino a pochi mesi fa come la culla del liberalismo e dell'assenza dello Stato dalla sfera economica sarà possibilmente il Paese che conoscerà una nuova stagione neostatalistica. Questi sono i paradossi della storia legati appunto a problemi di vendetta. E si capisce perché. Foucault, Michel Foucault, il filosofo francese, ha introdotto il concetto di pendolo, il pendolo di Foucault. Cioè la storia è come un pendolo. Quando si esagera... Da, su un versante, dopo bisogna aspettarsi l'effetto di retroazione sull'altro versante. È esattamente quello che sta avvenendo e questo avrà un impatto notevole sotto il profilo culturale, perché tutti sottolineano l'aspetto immediatamente economico, ma si sbaglia, perché questo vuol dire che le generazioni del prossimo futuro negli Stati Uniti. Ci sarà un mutamento culturale, perché molti, soprattutto i più giovani, diranno: ma cos'è questa storia che ci era stata raccontata negli ultimi due o tre secoli in base alla quale lo Stato, la famosa frase di Reagan: lo Stato è il problema. Quando di, alla domanda può lo Stato fare qualcosa per aiutare la società americana? Lui rispose con la famosa frase: no, non può fare nulla, perché è lo Stato o il governo il problema. Come dire, eliminiamo, riduciamo lo Stato al minimo e tutto andrà bene. Allora mettiamoci nei panni dell'americano medio, il quale, di media cultura, il quale dirà ma per secoli ci hanno predicato e adesso noi vediamo che nella nostra terra si vanno a nazionalizzare o comunque anche se non si nazionalizzano gli interventi dello Stato di circa mille miliardi hanno raggiunto dei livelli tali da farla brividire. È la stessa cosa. Come dicevo in Italia noi siamo già attrezzati a questo perché abbiamo già avuto lo statalismo e quindi un eventuale ritorno da noi non scandalizzerebbe come negli Stati Uniti, ma in paese come gli Stati Uniti, in Inghilterra eccetera questo sarà oggetto di scandalo. Questo ovviamente è un fatto che... Indurrà non pochi economisti a rivedere le loro posizioni teoriche, eh, perché me, da un punto di vista psicologico, anche grandi economisti premi Nobel che hanno sempre creduto al fatto che il libero mercato potesse autoregolamentarsi e badare a se stesso senza intervento alcuno da parte dello Stato, trovano in questa realtà una smentita di non poco conto. Ovviamente la mia posizione è che anch'io vedo con preoccupazione, perché io sono, chi mi conosce lo sa sempre stato contrario allo statalismo. Così come perché lo statalismo sconte il medesimo errore del liberismo estremo, che è il discorso del pendolo di Foucault. Così come i liberisti puri e duri sbagliano perché credono che il meccanismo di mercato possa sostituire la cultura del mercato, analogamente gli statalisti della prima e della seconda ora sbagliano per la ragione simmetrica, simmetrica e cioè che l'intervento demiurgico dello Stato possa fare meglio di quello che non sono capaci di fare i cittadini, entrambi sbagliano, ecco perché ho paura del, di un ritorno di neostatalismo, perché la storia ci insegna che quando lo Stato entra nell'economia non esce più, eh? non esce più, ne sappiamo noi qualcosa italiani, L'IRI è stata smantellata dopo circa 60 anni, grazie a tutta una serie di coincidenze. Eppure l'IRI era nata come misura temporanea. Viene creata nel 1933, Beneduce, fondatore. Temporaneamente si diceva allora, per pochi anni. Poi arriva la guerra e dice: beh, ancora pochi anni per la ricostruzione. È andata avanti fino agli anni 90. Ecco allora perché bisogna stare attenti a questo. La mia via è quella, la mia soluzione è quella dell'economia civile, che vuol dire in questo caso rimettere in gioco la società civile organizzata affidandole delle funzioni specifiche sul fronte economico e non solo sul fronte culturale e sociale. È il discorso del manicheismo, della schizofrenia di cui dicevo prima, perché oggi tutti parlano di società civile, tutti. Cioè, nessuno può, si alzarà mai a dire che la società civile non è bella, non è cosa buona le associazioni. Però, aggiungono, però devono star fuori dell'economia, Quindi si tollerano associazioni di tipo culturale, di tipo sportivo, di tipo religioso, eccetera, purché non interferiscano con il gioco economico. Questo è il vero, come dire, nemico da sconfiggere perché è un nemico pericolosissimo. Perché la società civile, se ha un senso, ce l'ha dappertutto, non solo nella sfera del sociale e del culturale, ma anche in quello dell'economico. La prospettiva di studio dell'economia civile mira esattamente a questo scopo. Uh, lei parla di sostituti di beni relazionali e fa anche l'esempio delle comunità Internet, che eh, sono un sostituto addirittura più facile da avere e da consumare del bene originale. Un amico su una cosiddetta community eh, è più facile da gestire di uno in carne ed ossa, crea meno problemi e occupa meno tempo. Inoltre le comunità virtuali permettono ai ragazzi di apparire non come si è, ma come si vorrebbe essere. E questo risponde a un bisogno che proprio l'ipertrofia dell'aspetto posizionale della nostra società ha provocato, cioè competere per un ruolo sociale superiore ad altri. Quali proposte possono essere messe in campo? Per modificare queste distorsioni nelle relazioni umane? È vero, l'esempio della Internet community fa il paio con esempi che viviamo noi nell'ambiente universitario quando si ascoltano discorsi del tipo: perché mai lo studente dovrebbe frequentare le lezioni, diamo allo studente un pacchetto di DVD. E ognuno se li guarda, se li ascolta a casa propria, sul proprio televisore. In altre parole, questa idea che si sta diffondendo eh, tende appunto a cogliere, eh, a, a effettuare una sostituzione dello strumento con ciò cui lo strumento deve rinviare. È chiaro che Internet... E tutte queste cose sono strumenti fondamentalissimi e utilissimi, ma solo se strumenti. Il rischio, quello che sta avvenendo, è una forma nuova di imbecillità, nel senso di Léon Blois. Tutti conosciamo la definizione di Léon Blois, di questo arguto eh, letterato e uomo di cultura francese, quando diceva: Gli indichi la luna, l'imbecille guarda il dito questa è la definizione. Chi è imbecille? L'imbecille è quello che guarda il dito, non ciò a cui il dito rinvia. Quindi l'imbecille è chi trasforma lo strumento, il mezzo, in fine. Oggi queste nuove tecnologie tendono a creare molti imbecilli e, e se ne vedono i segnali nelle nostre società. Ripeto, imbecilli in quel preciso senso, che tendono a veicolare il convincimento soprattutto tra i giovani, che lo strumento possa diventare il fine. E allora io mi metto in collegamento con te via internet e quindi trasferisco la mia informazione, se parliamo di informazione, eh, la comunicazione eccetera, ma non riesco a trasferire la mia persona, perché la persona ha bisogno del contatto fisico. Ecco allora il punto. Il punto è che se non si trovano rimedi a questa tendenza, il rischio ultimo è una forma nuova di atomismo sociale che nelle forme più estreme assume le caratteristiche della devianza e specificamente dell'autismo sociale. L'autismo non in senso fisiologico ma in senso sociale, cioè di chi dice io sto bene da solo. Sto bene da solo perché se voglio comunicare con altri accendo internet, mando messaggi, ricevo facebook e via discorrendo. Ma questo è molto pericoloso perché l'autismo è l'anticamera della disperazione. Ecco allora perché bisogna avere il coraggio di dire queste cose, perché soprattutto i giovani cadono vittima di questo. Non, nessun rapporto potrà... Eh, nessuno strumento potrà sostituire il rapporto interpersonale, che deve essere un rapporto contatto-figlio, quasi di toccamento. Bisogna toccarsi. Noi esseri umani abbiamo bisogno di essere toccati. E internet non pare che assolva questo compito. Questo lo vediamo molto bene con i bambini, bambini piccoli. I bambini piccoli hanno un bisogno anche fisiologico. Ormai la letteratura è ricca di questi esperimenti. Se prendiamo i bambini e li lasciamo da soli. Diamo loro da mangiare bene, li curiamo, li puliamo, ma stanno da soli, non riescono a sviluppare né le parti sottocorticali del cervello, ad esempio, quelle che, sono, eh, che elaborano tutti quelle diciamo, atteggiamenti e virtù della relazionalità e soprattutto vivranno un'esistenza infelice. Il bambino invece che non riceve giochi, ma che viene toccato dieci volte al giorno da qualcuno che può essere la mamma o il papà, non importa, e che viene sballottato, è un bambino che sviluppa molto di più. Ecco allora il punto, se questo avviene a livello infantile, a maggior ragione avviene a livello. Il bisogno che uno ha di essere consolato in una situazione di crisi particolare, il bisogno che uno ha di, essere, di ricevere una parola, di conforto, di illuminazione, non potrà mai essere sostituito dallo strumento, che però è necessario, ma è necessario, ripeto, come strumento. D'altra parte, le comunità virtuali, appunto per questa ragione, distruggono la relazionalità e in questo senso diventano pericolose. Oggi come oggi un bambino viene messo davanti alla TV, viene comprata una PlayStation, eh, viene, mh, viene lasciato solo. Perché, ehm, perché comunque per esempio i genitori non hanno tempo di star con lui viene affidato alla babysitter come dire a livello culturale non c'è la concezione non c'è eh, la coscienza che un bambino da solo non sviluppa o un ragazzo un adolescente non si sviluppa come persona quindi lei sta proponendo di portare questa cosa sta proponendo di aprire gli occhi ai genitori che soprattutto quelli che hanno figli in tenera età di aprire gli occhi. Io so che lo fanno non per cattiveria ma per stupidità, ma per ignoranza. Tant'è vero che quando spiego queste cose i genitori dopo cambiano, perché i genitori vogliono bene i loro figli. Ed è un'ignoranza diffusa, una ignoranza che evidentemente le imprese dei giocattoli, della pubblicità e del marketing hanno interesse ad alimentare, l'idea secondo la quale il gioco più sofisticato può sostituire il rapporto interpersonale. Questa è la mistificazione più grave che me. io nella mia esperienza ho già quattro nipoti, ho dei figli, non ho mai comprato un gioco per principio, però giocavo. Giocavo con le figlie. E come se giocavo, mi inventavo giochi con aggeggi da niente, con i fiammiferi, con gli stuzzicadenti, però non ho mai comprato il gioco. Però sta perché ponevo loro la domanda: voi preferite che avere i giochi sofisticati, oggi si direbbe la PlayStation, a quei, ai miei tempi non c'era, la PlayStation, è stare da soli o giocare con i fiammiferi o qualcosa del genere con me, il 100% delle risposte era noi preferiamo giocare con te. E questo non vale solo per il mio caso, vale per tutti, basta prendere i, i risultati di esperimenti degli psicologi. Allora, chi afferma il contrario è un mentitore, perché sa che non è vero. Certo, che se io ai bambini piccoli li abito a dare i giochi, non tengo il rapporto e chiedo al bambino, vuoi, lui dirà voglio stare da solo, ma perché è stato evidentemente già portato in quella direzione. Ma se noi prendiamo i bambini in nello cosiddetto stato di natura, pre-contaminazione, la risposta è, e il gioco che tecnicamente noi chiamiamo dell'ultimatum lo dimostra, preferisce quell'altro. Ora, questo è vero anche nei rapporti nei rapporti ad esempio scolastici. Cioè i miei studenti io insegno in diverse università e tutti ormai sanno che io mi rifiuto di usare il um, le charts e soprattutto um, gli strumenti video. E uno dice perché? Perché potrei farlo? Perché sono diseducativi, i ragazzi non imparano. Io uso ancora la lavagna vecchio stampo o comunque i fogli. Perché quando faccio le equazioni, i grafici, lo studente deve vedere la mia mano che lavora, perché se vede che come io costruisco quel grafico, lo studente lo capisce. Se io invece li proietto sul, eh, sullo schermo il grafico già fatto da me, in precedenza lo studente impara molto, ma molto fa molta più fatica. Se invece vedo che lo studente deve poter essere preso per mano dal docente, in senso ovviamente virtuale, metaforico, per arrivare al risultato. Il guaio invece di questi strumenti nuovi è che ti arriva la, 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 come si dice, la, la diapositiva con la, con la didascalia già pronta. E dopodiché uno cosa deve fare di fronte a quello? Può solo imparare la memoria, può ripeterla. Se io invece dialogo e gli spiego e la spiegazione è di tipo processuale, lo studente è in grado di seguire passo dopo passo e di valutare come io sono arrivato al risultato. Ecco allora qual è il, oggi purtroppo il nuovo modo di fare lezione è di proiettare le slides e di leggerle. Ma allora è chiaro che se riduciamo la lezione così, tanto va a restare a casa. Io passo o invio per email agli studenti le mie slides e se le leggono perché stupidi non sono. Lo studente ha bisogno che il docente, mentre gli parli, riveli parte di se stesso, perché in questo modo il docente diventa una testimonianza che si accompagna alla dimensione prettamente cognitiva. Lo studente si diverte, impara di più, sta molto più attento e alla fine se vuole tende a replicare a sua volta questo con gli amici, con i familiari o se diventerà docente lui stesso fra altrettanto. Grazie. Grazie a voi.